buonasera a tutti, come arriva l'audio? Allora mi sorprende perché qui ci sono delle facce note, vi sollevo da ogni onere, ogni tensione, sarò sempre io a dire fate adesso l'applauso, così voi state tranquilli e vi godete l'evento, quindi fatela adesso. Allora, intanto siete al primo evento, tornano i pirati della bellezza, questo contenitore proprio per la sua natura è stato battezzato come i pirati della bellezza extra, sempre festival della parola e del pensiero, e quindi io saluto, sto leggendo da copione, come va? Spero bene, perché qui è tutto. Saluto e ringrazio il nostro ospite, il direttore, giornalista e scrittore Carlo Galeotti. E qui c'è la didascalia, qui occorre fare l'applauso. Poi c'ho scritto, poi si riprende, perché nel frattempo sono anche svenuto. E allora, questo è il primo appuntamento. Voi tutti sapete che il festival ormai da 3 anni si svolge, da 3 edizioni si svolge ogni anno ad ottobre. Visto il successo, quest'anno si è aperto un fronte laterale, parallelo, una serie di eventi appunto extra, e questo è il primo, come dicevamo, ma si proseguirà il 5 aprile, prendete nota, all'Università degli Studi della Tuscia, ci sarà Gino Roncaglia e si parla. Mi fai due cose su Gino Roncaglia. Quello è un appuntamento da non perdere assolutamente, perché parlerà di intelligenza artificiale e ne parlerà uno che ne sa, insomma, diciamo, Gino è stato uno dei massimi esperti di internet in Italia, uno dei massimi esperti di ebook in Italia, e andremo ad ascoltare qualcuno che sa le cose. Ma ha detto anche, noi siamo amici di dal tempo dell'università, abbiamo fatto Logica 1 e Logica 2 con Cellucci, che è il nostro orgoglio, e mi ha detto che si è messa a studiare pure Python, che è il linguaggio dell'intelligenza artificiale, per cui è andato proprio alla radice di questa cosa. Io ho un conflitto di interessi perché il figlio invece odia l'intelligenza artificiale, ma andiamo avanti. Comunque quello lì è proprio un appuntamento da non perdere se uno vuole, diciamo, capire in che mondo vive. Ok, perché Gino è un esperto vero, non è un bluff, insomma, tanto per essere chiaro. Oh, ribadiamo, quindi la data è il 5 aprile e l'appuntamento sarà all'Unitus. Vabbè, seguirà comunicazione. Poi, Pirati della Bellezza Extra non finisce qui, perché dopo un bel evento, un'intervista di Carlo a Governi, a Giancarlo Governi, che è notoriamente un autore televisivo, uno sceneggiatore, uno scrittore potente, su Nannarella fu l'incontro, l'idea è stata quella di aprire un ulteriore fronte verso Bassani Teverina, e 4 incontri con lui saranno ciascuno dedicato a un pezzo da 110 lode, diciamo così, del nostro cinema. Sarà primo incontro su Totò, il secondo tornerà Anna Magnani, poi avremo il grande, il maestro Vittorio De Sica, e infine un incontro su Alberto Sordi. E ringraziamo qui il sostegno di Sigma, perché il Pirati della Bellezza Extra ha il suo sponsor, e però ringraziamo anche tutti gli enti, le aziende, le associazioni di categoria, i privati che ogni anno sostengono le attività dei Pirati della Bellezza, e li vedete scorrere, è scritto una didascalia, alle nostre spalle. Ultime informazioni: il libro di Carlo oggi sarà acquistabile direttamente all'ingresso in sala, e a fine presentazione l'ospite sarà disponibile per il firma. Glielo chiediamo, ma dovrebbe essere disponibile. Poi, questo non so se è teoria o pratica, se il problema è stato risolto, l'incontro è trasmesso anche in diretta, sulla pagina Facebook. E adesso partiamo. Dunque, la preghiera è allacciamoci le cinture e lasciamoci alle spalle una serie di cose, perché oggi non è il Carlo Galeotti che quasi tutti fra noi conoscono, quindi vi chiedo di lasciare fuori dalla porta le nostre premure, le nostre esigenze di attualità, di immediatezza, di cronaca, di dimenticare il personaggio pubblico Carlo Galeotti, di dimenticarne la severità deontologica
quasi luterana e la sua proverbiale, quando serve, ruvidezza, perché avremo un Carlo invece totalmente a nudo, perché questo è un libro che parla in modo altro di cose altre. E grande protagonista, questo è il cappellino, però lo diciamo subito sulla soglia, grande protagonisti due, principalmente uno, una bambina venuta dal futuro per risvegliare un altro bimbo, quello che ormai nel Senex, Carlo, ce lo possiamo dire, quindi l'uomo pienamente maturo e pienamente saggio, rimane comunque assopito. Quella bimba risveglia a un certo punto delle energie, quindi il secondo protagonista è il passaggio della vita di Carlo, che è il passaggio della vita di ognuno di noi, cioè quando si diventa nonni. La nipotina Noa a un certo punto scatena qualcosa di sotterraneo che corre su WhatsApp. Carlo mi invia un po' di messaggini, mi leggi queste cose, erano pensieri sparsi, e da lì serratamente, incoraggiandolo molto perché avrebbe mollato, dice lui, io non sono convinto, però la sfida è diventata un anno, ogni giorno di quell'anno fino al compimento del primo genetliaco di Noa, scrivere un pensiero sulla vita, sul mondo che ci circonda, ma per chi lo sfoglierà, per chi lo leggerà, su tutte le sue passioni di sempre. Per chi lo conosce ritroverà Carlo, solo lo ritroverà in una veste inedita, con una tenerezza, una pietas, un modo più profondo e remoto di considerare le cose. Ecco perché ho chiesto: abbandonate la cronaca, abbandonate le questioni politiche, abbandonate le polemiche di palazzo, perché questo libro parla veramente di infinitamente altro e bello. Detto questo, questa bimba non arriva a caso, io la chiamo venuta dal futuro, perché i bambini vengono sempre dal futuro, sono dei viaggiatori nel tempo. È venuta a creare una magia, di quelle che a Carlo piacciono molto, ha trasformato il tempo, che nella vita di noi adulti è un tempo lineare e progressivo, sempre volto all'oggi con passione e al domani come progetto, questo tempo rettilineo, per la magia che solo i bambini sanno innescare in noi adulti, questo tempo si piega in circolo e il puer che ancora dorme, sonnecchia, riposa in Carlo, si è risvegliato e ha guardato il mondo, il suo mondo, le sue passioni, le ha riconsiderate in modo nuovo e Carlo, adesso mi viene, ma poetico, è questa la cosa. Comincia a offendere, comincia subito con le offese. Bene, io direi che noi ci siamo dati uno schema molto libero, io ho un sacco di parole chiave segnate qui, quindi lo solleticherò e lo solleciterò su parole. La prima, allora, intanto diciamo una volta di più questo titolo bello accompagnato da un sottotitolo bellissimo: ho coltivato la rosa blanca. Dico blanca, lo so, lo dico apposta. Pensieri lunghi dei giorni brevi. Allora io partirei subito dal titolo, perché al centro del discorso c'è una rosa e c'è un coltivare, c'è un prendersi cura. Intanto lo spunto esterno, Carlo, perché è un verso famosissimo, tu hai paragonato... diciamo, nella vita ogni tanto si scopre, il mondo della cultura è infinito, per cui siamo, come dicevamo, per tutti ignoranti alla stessa maniera, perché siamo tutti a zero. E ogni tanto ti capita e più ne sai e più ti rendi conto che non sai niente, ok? Qualsiasi campo uno affronta. Mi è capitato di rincontrare José Martí dopo tanti anni. Noi, quando eravamo ragazzini, citavamo José Martí come il nostro rivoluzionario più eminente, ma non sapevamo niente, nel senso, io sono stato per molti anni in contatto con i gruppi rivoluzionari dell'America Latina, ma non El Salvador, Nicaragua. A me mi ha sposato un rappresentante del Fronte Sandinista d'Italia, tanto per dirne una, che era un prete. E ho riscoperto, sentivo Guantanamera, l'abbiamo cantata tutti, ho scoperto che Guantanamera, i versi sono presi da versi semplici di José Martí.
E c'è questa frase poderosa, e vi consiglio di leggere il Verso Semplice, è un poemetto, ma insomma, ma è poderoso, è potente, c'è l'uomo lì, veramente con tutta la sua forza, la sua passione rivoluzionaria, la sua passione per le donne, le sue passioni per tutto quello che viveva, e gli hanno sparato. E diciamo, il verso è, ovviamente José Martí lo dice bene, io adesso lo dico a... per sprazzi, dice José Martí, dice: io coltivo la rosa bianca da agosto a settembre per il mio nemico, ma che gli stringe la mano franca, ma io coltivo la rosa bianca anche per il mio nemico che mi strappa il cuore. Io che insomma mi è capitato un po' di, facendo il lavoro che faccio, ci ho sempre discussioni con qualcuno di qualche tipo, ma poi la politica, la bellezza è questa, la politica è scontro, è ferocia, è bellezza, è la bellezza dello stato puro. E questa frase di José Martí veramente mi ha sconvolto. Poi non sapevo che Guantanamera l'aveva scritto José Martí, per cui capita spesso il mondo dell'hip hop, così dopo lo vediamo, che ci sono alcuni concetti che si ritrovano, chiudiamo una casella perché conosciamo. L'altra cosa, io ho la speranza che il sottotitolo sia originale, perché mi suona talmente bene, ma lo capite perfettamente che cosa significa, pensieri lunghi e dei giorni brevi, qui vedo molti anche giovani, ma quelli un po' più grandi lo sanno che cosa vuol dire, che i giorni si stanno restringendo. E i pensieri vanno sempre alle cose più, diciamo, più fondamentali, più sono pensieri lunghi perché sono pensieri sulle cose fondamentali sostanzialmente. Devo dire che io purtroppo per me, diciamo, è arrivato il rettore anche dell'università, facciamo più un applauso, più di... In realtà vi posso dire, non è venuto il rettore dell'università, è venuto un amico che si chiama Stefano, una persona, conoscetelo, perché chi non lo conosce è una persona veramente, poi parla umbro, io sono in bambino, insomma, mi dicevo questa cosa qui è veramente, diciamo, il sottotitolo anche a me piace molto, devo ammetterlo, poi stasera ce la diciamo tutto, mi piace proprio molto. E credo che sia anche originale, non l'abbiamo trovato da nessuna parte questa cosa qui. È il periodo di vita che sto vivendo in questo momento, il periodo, veramente io lo vivo da 7 anni in su, questo periodo di vita di riflessione sulle cose pesanti. Poi ogni giorno dobbiamo stare dietro alla polemichetta con la sindaco, insomma, su cose di importanza quasi zero, e magari ci dimentichiamo delle cose fondamentali. Io purtroppo ho questo difetto, lo diceva Antonello, dico, lui è più allegro, è più, adesso non posso dire che cosa sei di più, però invito chi non ha questo patema continuo, insomma, sostanzialmente. Vedo che è arrivato anche Mauro Rotelli, ciao. E niente, il titolo deriva da questa cosa, e poi c'è stata questa mania veramente pesante per uno che fa il lavoro che faccio io, di scrivere una cosa al giorno, anche breve, e è stato pesantissimo, perché io praticamente l'ho scritto, diciamo, dalle 5, 6, 7 fino alle 8 di mattina, quando avevo finito il lavoro, perché io la pochettina a notte come i panettieri, per cui c'è quello spazio. Devo dire che adesso, se posso dare un consiglio, scrivete perché è un modo per conoscerci. Ma io per esempio ho conosciuto mio padre solamente attraverso la scrittura, io mi ero dimenticato di mio padre e ho capito quanto fosse grande, un uomo con la quinta elementare, grandissimo lettore, eccetera eccetera, ho capito quanto fosse grande descrivendolo, è una cosa quasi incredibile, però il mondo della proprio così, che la scrittura porta alla conoscenza delle cose. Non vede l'ora di parlare di Mondo 3, ma faremo in modo che non possa farlo, è un impegno che prendo con voi solenne. E la rosa veramente tiene insieme il mistero dentro cui si agita la nostra vita, perché la rosa è il miracolo della vita e della bellezza, una rosa, una qualunque rosa. E tiene a bada forse l'altro aspetto, che in Carlo è potente per chi insomma ha occasione di starci al di fuori e di parlarci al di fuori dei discorsi di lavoro, questa
questo fortissimo senso di precarietà della nostra vita, che è un'emozione di tutti noi, io credo che, spero che la si provi sempre il più tardi possibile, ma è il nostro destino di umani, la nostra finitezza. Carlo lo chiama il nulla nullificante, ecco, il miracolo della rosa produce questo, però attenti, perché Carlo è un uomo dalle insospettabili risorse, perché qui tutti stanno pensando, sì, vabbè, le rose, le solite metafore, invece Carlo si è anche, lo possiamo dire, questo, rimboccato le maniche nel giardino di casa. Vogliamo raccontare la tua vita segreta per qualche istante? Diciamo, negli ultimi anni ho piantato 170 rose differenti e oltre 100 alberi da frutto, uno per uno, e mi sono reso conto che, diciamo, ci sono poche cose importanti da fare nella vita. Una delle cose importanti è scrivere un libro, almeno uno, e l'altro è piantare un albero. Ogni volta c'è qualche amico che ne pianta tanti, che vedo qui, però questa cosa l'ho riscontrata anche in altri amici veri, che piantare un albero è qualcosa di potente. In uno dei pensieri, non so se su questo o sull'altro, di cui sto spirando, noi siamo terra sostanzialmente, siamo, le nostre vene ci scorre la terra, e ogni volta che pianti un albero è qualcosa di potente, e poi è anche uno dei pochi momenti di feroce speranza. Se uno pianta un giuggiolo che non si sa quanto ci mette per ingrandirsi, perché sono 3 anni che lo sto guardando, è sempre lì fermo, fa 2 fogliolini all'anno e sta fermo, e capite che è una potenza di futuro assolutamente inimmaginabile. Io, diciamo, vivo da solo con mio amico Wittgenstein con mio amico Wittgenstein, e i pensieri cupi, se uno vive da solo specialmente, vengono ovviamente la notte. Io sono cupo per conto mio, e devo dire che il fatto di poter uscire e vedere le rose e vedere le mie piante che crescono, insomma, è un modo di superare il nulla che ci appare durante la notte. Io non so se ho sperimentato che anche persone molto giovani mi hanno detto che provano le stesse cose, io sono rimasto stupito perché pensavo di essere matto completamente solo io. Invece il nulla che appare, e a me per esempio dà questa sensazione quando ti appare all'improvviso, che la sensazione è quella di angoscia, anche filosoficamente tutto l'esistenzialismo si fonda su questo concetto di angoscia, e ti annichilisce totalmente. E io ho anche la sensazione, per esempio, della precarietà degli oggetti che stanno intorno a te. Quello che diciamo in un tempo breve sembrano cose solide, tipo i mobili, tanto per dirne una, o le colonne, sembrano cose solide. Se uno le immagina spalmate in un tempo di milioni di anni, quelle lì sono, è una frazione di secondo che esiste quella cosa e poi non esiste più. Devo dire che le uniche terapie sono le rose, e che oltretutto sono una cosa meravigliosa, chiunque ha delle rose, io vengo a potarle gratis, perché ormai sono diventato bravissimo e so potare le rose, e so potare anche gli alberi di frutto. E diciamo, questo qui è una terapia potente, un rapporto col mondo, quello vero, potente, insomma. E lo tiene anche in forma, diciamo. E fu proprio leggendo, immaginate di, ecco, diciamolo, il fascino di questo libro per me come lettore è proprio la sua natura di giardino, e credetemi, anche qui è una metafora, ma è una realtà di fatto. Io ho imparato di letteratura più leggendo i libri della grandissima Pia Pera, autrice di libri, teneva una rubrica sul Domenicale del Sole 24 ore, ho imparato più di libri e di letteratura da libri legati al mondo del giardino che da 100 manuali di storia della letteratura, perché il giardino si contrappone invece a un'idea, il giardino è vivente, il giardino è l'opera che si fa con te, le caratteristiche che ti insegna il giardino sono quelle del vero scrittore: l'umiltà, la pazienza, la tenacia e il saper vedere, perché il giardino è in continua metamorfosi. Questa è un'idea
bella, meravigliosa. Questo libro ha la natura misteriosa, si percorre, si attraversa e dunque si legge esattamente come passeggiando per, non dico i viali, per gli spazi di un giardino. Io amo molto, per mio gusto più che il giardino all'italiana, quella all'inglese, dove l'estremamente coltivato e l'estremamente razionalizzato, quindi in qualche modo umanizzato, si mescola invece a un gusto del selvatico, era il pittoresco che ci ammaliò tutti sul finire del Settecento. Ebbene, questo libro è così, e fu un pensiero fra quelli che Carlo mi mandava separatamente: leggimi questo, che ne pensi di quest'altro. Una notte, esattamente lo stato d'animo che ha raccontato lui, ma sulla pagina acquista una tensione drammatica esorbitante, fortissima, il dover correre fuori quasi soffocando a cercare consolazione, lenizione, protezione a cospetto della bellezza del Roseto. Ecco, lì ho capito che era, seconda etichetta che Carlo rifiuterà e si riterrà offesa a morte, ho capito che era letteratura quello che andava scrivendo. E adesso ci arriviamo, se tu mi permetti, perché l'hai già evocato. Ora, uno, un cane, come lo chiama? Lo chiama Fido. Io c'avevo un cane, c'avevamo una tradizione di famiglia, c'era il nome del gatto, si chiamava Milù, però queste sono le bizzarrie della vita. Il cane di Carlo si chiama Wittgenstein, esattamente come Ludwig Wittgenstein, il grande filosofo. A un certo punto, mentre il libro nella gestazione privata di Carlo, in questa scrivania comune in cui io leggevo e gli rimbalzavo delle impressioni, Carlo mi dice: sta attento, perché nella seconda parte la stava scrivendo, è successo qualcosa. E Wittgenstein, un cane, un bellissimo bracco italiano, tra l'altro derivante da uno di quei due simpaticissimi cani di Raffaele che vedo sempre, mi sembra di stare nella carica dei 101. No, mi sa che era negli Aristocatti quando c'è la coppia. Cani solennissimi, belli, fantastici. Perché? Cosa stava accadendo? Quando ho letto ho capito. E ho capito che Wittgenstein era veramente la sigla, il simbolo della metamorfosi che stava accadendo a un libro vivente che si trasformava man mano che Carlo ci lavorava. Wittgenstein ha due fasi come filosofo. La prima è quella del Tractatus, e l'ossessione in quel momento è il rapporto tra le proposizioni e il mondo, cioè il linguaggio, questa è la fiducia, può dire il mondo, tutte le proposizioni del linguaggio possono rendere conto del mondo. Che idea razionale, che idea logica, che fiducia. Il secondo Wittgenstein invece cambia, è il momento della teoria dei giochi linguistici, è il momento in cui accade qualcosa di letterario. Se uno legge le ricerche filosofiche vede che cambia proprio passo, cambia registro, non è più la logica ma è un approccio totalmente diverso. Accade una magia, accade che Carlo a un certo punto, mentre nella prima parte usava il linguaggio per dire il mondo, il suo mondo fatto di affetti, fatto di ricordi, a un certo punto si abbandona al potere, all'incantagione della parola. La parola prende il comando, e tanto quanto nella seconda parte del libro Carlo parla il linguaggio parla Carlo, cioè scrivono insieme e cominciano delle invenzioni, delle riflessioni sul linguaggio. Ce ne vuoi dire? No, la seconda parte è, in effetti è, diciamo, intanto c'è un'analisi antropologica. Io, riflettendo sul linguaggio, viene sempre più viene fuori la convinzione che siamo fatti di parole, sostanzialmente non siamo fatti di atomi, siamo fatti di parole e siamo costruiti dalle nostre parole, siamo il numero, c'è pure un pensiero di questo tipo, siamo il numero di parole che diciamo in tutta la nostra vita. Io vengo da una formazione di tipo scientifico, per cui se mi sentisse per esempio Vittorio Somenzi si agiterebbe. E in realtà credo che, diciamo, questa è una delle questioni fondamentali. Noi siamo quello che diciamo,
non c'è coscienza, non c'è sovrastrutture o introstrutture, siamo semplicemente quello che mostriamo parlando. Nel libro c'è una seconda parte che mi sono accorto che a un certo punto, diciamo, mi sono cominciato a divertire con le parole, per cui divertire, diceva Don Milani, vuol dire andare di lato, e ho cominciato a scrivere dei simili racconti o simili riflessioni che si basavano semplicemente sul gioco linguistico. E la cosa è, diciamo, mi stupiva, mentre le scrivevo mi stupiva, tanto è vero che nell'ultimo pensiero proprio che dedico al giorno del compleanno a Nogli, gli riconosco questa cosa, io ero convinto, diciamo, questo libro è stato fatto, era un libro quasi familiare, per mettere dentro questo suo nonno, e la nonnità è una cosa meravigliosa, io, chiunque, a chiunque lo dico, comunque siamo tutti d'accordo, sulla nonnità siamo tutti d'accordo. E pensavo di lasciargli dentro il ricordo di suo bisnonno, il ricordo dei trisauri, la nostra tradizione contadina umbra, poderosa, i miei vengono dalle montagne di Gubbio, cioè Gubbio sta in montagna, i contadini di montagna, spiegava Don Milani, sono i più poveri del mondo, non stanno nella pianura padana. E diciamo questa l'idea era quella di lasciargli un'autobiografia mentale, ok? In realtà poi sono venute fuori queste cose qui che evidentemente si sviluppano nel rapporto con questa bambina. Voi tenete conto che poi io, questa bambina sta in Olanda, che probabilmente ci sta anche vedendo adesso e mi sta criticando già perché si guarda suo nonno quando fa le cose. E questa bambina, diciamo, è riuscita a far emergere quella che era un'abilità tecnica, è diventata, probabilmente ha ragione Antonello, qualcosa di più, insomma, è diventato qualcosa di più. E poi i divertimenti. Questa mattina proprio abbiamo pubblicato su Tuscia Web il racconto del calzino sbagliato, che a me mi ha divertito tantissimo. Poi mi spiega mio figlio che ci sono delle canzoni, per cui l'abbiamo dedicato soprattutto a Achille Campanile, che è mistico nel gioco di parole. E se un anno fa Antonello mi diceva ma tu scriverai una minchiata del genere, io gli dicevo ma tu sei scemo, io sono serio, mi occupo di scienza, mi occupo di logica, non posso stare dietro a queste fesserie. Infatti abbiamo, e questa qui, diciamo, il merito grosso è di questa bambina che vive in Olanda, che oltretutto è già più maestra di me perché parla tre lingue contemporaneamente, per cui già adesso non è superata. Io aspetto che possa leggere. Vorrei capire anche la reazione che ci avrà, perché può darsi pure che dice questo è uno scemo del villaggio che ha scritto questa cosa, ma perché? Oltretutto, sapendo che, diciamo, racconto anche un altro pezzetto la mia famiglia è fatta di persone razionali. Non siamo razionali, cioè mio padre era razionale, mia madre era razionale, terza e quinta elementare. Ma persone, mio padre era un grandissimo lettore, leggeva più o meno un libro al giorno, Gialli, Mondadori, Sonzoni, Rossi, eccetera, avventure. E io di formazione ho una formazione scientifica sostanzialmente, filosofico-scientifica, per cui logica formale, poi filosofia della scienza e queste cose qui. E anche nello studio della storia ho studiato Newton, non ho studiato Hegel, insomma, tanto per essere chiari, non mi veniva Hegel, ho letto però La fenomenologia dello spirito, colpiva minchiata, vabbè. Diciamo, questa cosa qui è un po' anomala proprio perché noi abbiamo questa formazione. Ricordo una telefonata con mio figlio, che è un matematico, e insegna matematica all'Università di Amsterdam, e a un certo punto mi viene fuori la cosa. Si discuteva delle solite cose, con ferocia, come si discute fra gente che c'è questa formazione, e gli dico, ma noi siamo illuministi, e lui mi risponde in un decimo di secondo, sì, siamo illuministi. C'è un momento di felicità assoluta, che non so, pamporite, insomma, che uno possa essere felice, però noi facciamo parte di quella tradizione, noi facciamo parte della tradizione che va da Parmenide a Kant, a Lakatos, ai grandi logici del Novecento. Come Zoff, Gentile, Cattolini, sì, e noi facciamo, il fatto che siano venute fuori queste cose così anomale,
però il linguaggio, diciamo, il linguaggio è un linguaggio naturale, come lo chiamavamo noi quando studiavamo il linguaggio, Ferdinand de Saussure, che, ecco, per esempio, una lettura da fare è Ferdinand de Saussure. E il linguaggio naturale ovviamente comprende tutti i linguaggi specifici e più alcuni linguaggi letterari, filosofici, ma il linguaggio che usiamo tutti i giorni, per cui evidentemente da qualche parte c'era quella cosa là. Allora adesso sterziamo, perché l'immagine del padre, e personalmente gliel'ho detto da subito, le pagine, e ce ne sono molte, tra i genitori, i nonni e gli arcavoli, chiamiamoli come arcavoli, è una bellissima formula di Livio Vecchiarelli, il padre di Varo, l'editore di Manziana, bellissima formula, quindi gli antenati nel tempo prima del tempo, no? Le pagine più belle sono quelle in cui il flusso, il tempo ritrovato della famiglia, questa è una delle magie, perché una nipote ti fa tornare figlio e nipote, ecco perché dicevo piega il tempo. Poi sulla vostra formazione ci ho da dire un paio di cose, ma le dico dopo. Le più belle. Allora, il mistero a cospetto del padre di Carlo, giovane, giovanissimo, il padre immerso nella lettura. C'è un'altra bellissima, quando lo spediva a comprare le sigarette, e il gesto, il rito. Beh, mi ricordo perché ho ricostruito come si fumavano le sigarette, come si apriva un pacchetto di sigarette, che non è una banalità, perché intanto molti di loro non sanno che una volta le sigarette si compravano scuse, 3, 4, 5. Poi se andavi a prendere il pacchetto, intanto lo palpava tutto, lo maneggiava un po', lo ammorbidiva, poi lo dovevi aprire, diciamo, solo da una parte, perché sennò se lo rimettevi in tasca, e poi come fumava con questi riccioli di fumo azzurrognolo che uscivano dal naso, dalla bocca, e come, insomma, quelli costituzioni che mi sono divertito a farle. Una cosa bellissima è quando dici lui immerso nella lettura, lui Vinicio, Carlo che lo guarda, Carlo ragazzino pensa che il padre sia lì in quella stanza assorto, invece il padre in quel momento era nel Klondike, perché leggeva Jack London, il padre c'era e non c'era, il mistero, il fascino magico della lettura. Mi piace questo riferimento a London, perché adesso ti porto in un posto che tu conosci bene proprio attraverso questa immagine. Uno dei racconti più belli di Jack London, terribili, a meno 40 gradi, farsi un fuoco, quanto è importante non sbagliare mentre ci si fa. Si accende il fuoco per attendere alcune ore prima di ripartire, e il racconto ha un epilogo. Io però penso invece di riportarti dal Klondike o dall'Alaska, è una zona che tu hai battuto molto perché ci sei cresciuto, pensavo al pilastro e alle case popolari, e però pensavo, con farsi un fuoco, il racconto che mi hai fatto l'altro giorno, che è l'elogio dell'artigianato di generazioni che ormai hanno perso questi saperi, farsi una fionda. Ma lì eravamo bravi, insomma, eravamo bravi, perché il pilastro, una volta, diciamo, le nostre case arrivavano proprio al limite, e subito dopo c'era la campagna, eravamo la parte, diciamo, più esterna della città, e c'erano dei personaggi veramente incredibili, a parte, diciamo, i quartieri popolari sono fatti anche di violenza, per cui tu devi difenderti, ma non difenderti con la retorica, devi difendere fisicamente. Ma raccontate quella mamma, raccontate quella mamma che ti ha venuto a dire, ha menato di vita. Sì, soprattutto mi è capitato, insomma, di io ero un po' cattivo anche all'epoca, e un ragazzo di 2-3 anni più grande che ti viene a menare, oltretutto questi erano una famiglia di atleti, erano atleti. Io gli ho dato un mozzico qui e sembrava avvelenato, e la mamma che si disperava, mi ha picchiato il mio bambino, ma il bambino è doppio di me. Tornando però alle fionde, lì c'erano dei personaggi straordinari. Intanto erano capaci, partivano la mattina, andavano nell'oliveto, che erano tutti oliveti quelli che stavano fuori dal quartiere, e andavano a prendere la forcina giusta. La pulivano, la mettevano, la piegavano col fuoco, gli mettevano i quadrelli con gli elastici,
gli mettevano la pezza più in fondo, ma non è finita. Siccome erano professionisti di quella cosa, non tiravano quei sassi, tiravano col piombo dei salami e delle mortadelle. E la cosa che io non ero bravo, ma insomma ce n'era uno che era proprio. Lui c'erano delle case di 2-3 piani, lui dichiarava allora quel piccioncino, perché doveva essere giovane, ovviamente, perché sennò si mangiava, e dice: io tiro giù quello, po! Lo tirava giù secco, una cosa incredibile. Queste cose qui, insomma, lì poi c'erano molte abilità, non si capiva chi inventava i giochi quando eravamo bambini. E allora, a un certo punto tutti con i cerbottani, poi tutti con i stornavelli, poi tutti con le palline, poi qualcuno inventava, e c'era un regista di questa cosa qui. E poi c'erano sempre i professionisti del settore, c'erano quelli lì che erano bravissimi con lo stornavello, te lo spaccavano, te lo lanciavano sul tuo e te lo spaccavano, cosa incredibile. Tutta quella, diciamo, quel mondo lì è sparito quasi completamente. Io penso che se qualche bambino ritrovasse quei giochi lì veri, ma poi immaginate, ieri stavo passando davanti alla scuola e c'erano tutte le famiglie con le macchine a ritirarsi i bambini, ma noi ci andavamo da soli, stavamo tutto il giorno da soli, non sapevano le madri dove stavano i bambini. Una cosa incredibile, cioè è cambiato un universo. Lì tutti quanti che se fanno 3 metri da soli, chissà che succede, non succede niente, non è mai successo niente, perlomeno nel quartiere mio, qualche macchinata si è presa, insomma, ma niente di grave. E diciamo, quel mondo lì è totalmente finito. I bambini, io secondo me, vivono pure male con tutta questa attenzione su come si muovono, quando si muovono, e non possono nemmeno fare 10 metri da soli perché chissà che succede, perché le case poi mi stanno vicino. Quel mondo è completamente finito. Qualcosa credo di aver pure scritto su questo, di libro, di quel mondo lì. È un mondo che forse va recuperato, insomma, va, poi sarà che tutto quello che noi vediamo della nostra vita sembra tutto estremamente bello, forse non era così bello. Diciamo che con questo passaggio vi consegniamo un'altra idea, l'idea che non è un libro, non sia un libro privato, coltivato la rosa bianca, ma che in realtà racconta anche in questi aspetti, su questi filamenti, su questi tracciati, racconta un cambiamento immenso, perché in 10 anni l'Italia è totalmente cambiata. Potremmo citare di nuovo Pasolini o chiunque altro, ma non è questo importante, è che questo libro, raccontando anche un'infanzia, un modo di stare in strada, anche le cose semplici che ha detto poco fa Carlo, ci raccontano che questo non è un'epoca di cambiamenti, come ha detto qualcuno, ma è un cambiamento d'epoca, è un salto. Qualche giorno fa entra un collega nella classe durante la ricreazione e si meraviglia, quando tu stai dentro poi non ci pensi, sei distratto da altre cose, stavano tutti sul cellulare i ragazzini. E non lo dico, sia chiaro, per fare moralismi o si stava, quanto si stava bene, quando si stava male, ma il cambiamento è antropologico, è profondo, è una questione di rapporto col corpo. Ora risparmiamo per le anime sensibili i racconti del sadismo dei ragazzini di tutte le generazioni nei confronti di animali e animaletti, se no stasera finiamo male, ma era fatto di questo, di avventura, di esplorazione, di rapporto con la natura e con le cose, e tutto questo non c'è più. C'è altro, i semi dell'intelligenza futura stanno covando, ma siamo nel tumulto e non tocca a noi capire, toccherà a qualcun altro che arriverà dopo di noi. Ora spostiamo il tiro, hai voluto un libro, e quindi le due parole chiave che ti servo sul piatto adesso sono libro e poi biblioteca, e ti faccio un occhietto perché lo sai che dopo lo dirò. Non te lo dico adesso. Libro e biblioteca. Tu lo metti espressamente anche nell'intervista che lanciava, no, la prima uscita dell'evento, tu lo metti in relazione invece a quest'epoca in cui tutto è volatile, perché questa che sta qua sopra non è più scrittura come l'abbiamo intesa per migliaia di anni, questi sono bit, è un altro universo. Perché un libro? Ti racconto un episodio che ti ho raccontato, l'ho ricordato spesso.
A Viterbo è passato un grande intellettuale di destra che si chiamava Catabiani, Alfredo Catabiani. Eravamo amici con Alfredo, amici non si andava a cena, ma insomma tra persone che ragionano si ragionava spesso. Mi ricordo, se ne andò di Viterbo, l'unico a salutarlo sui giornali, che all'epoca non c'era un giornale, per cui chiese ospitalità al Messaggero, e Arnaldo mi permise di fare un saluto a Alfredo Catabiani. Tenete conto, vi dico solo un episodio: lui era direttore editoriale prima di Borla, poi di Rusconi, e ha portato Tolkien in Italia. Tolkien, al di là di quello che si pensa, per esempio nelle università americane di sinistra, invece penso, è molto più complesso di quello che si pensa. E va via questo grande intellettuale, anche perché abitava al centro di Viterbo, eccetera, eccetera. Sì, c'è una biblioteca fantastica fatta con i mattoni, poi la moglie anche era un'altra intellettuale, per cui parte questo patrimonio culturale va a Santa Marinella, perché si era rotto le palle di stare a Viterbo dove non funzionava niente, e sapeva che andava a morire. Gli scrivo questa cosa sul Messaggero, mi telefona e dice: ti ringrazio Carlo di queste cose qui, dice, poi ti scriverò una cosa. Dico: mandami una mail. No, ti mando una cosa scritta. Io quella lettera ancora ce l'ho. Se mi avesse mandato un'email sarebbe sparito completamente. E tenete conto che poi voglio poi riverificarlo con Gino Concaglia, che è un esperto vero di queste robe, ma chiunque fa ricerca sul serio per ora deve andare nelle biblioteche fisiche. Ok? Non c'è una piccola parte di conoscenza. Poi proprio Gino ha fatto il progetto Manunzio per portare tutti i testi online, ma ancora qualsiasi cosa voi fate seriamente, volete un approfondimento, dovete andare nella biblioteca fisica, cioè alla Nazionale di Firenze, che è la più grande, alla Nazionale di Roma, eccetera, eccetera, e allora lì trovate delle cose vere. Sull'online c'è molta roba, ovviamente rispetto a 10 anni fa c'è molta roba di più, ma non c'è tutto. Lì, diciamo, io credo che ancora, come proprio tecnologicamente, il libro sia ancora una cosa molto avanzata. Non l'ebook di cui si è occupato di nuovo Gino Longaglia, sarà una cosa meravigliosa, ma non riesce a sfondare, perché non prendere appunti, mettere un foglietto, sì, si può fare elettronicamente, ma insomma non è la stessa cosa. E credo che ancora sia una tecnologia avanzata, e credo che, diciamo, sarebbe... sarebbe opportuno e obbligatorio che ognuno scrivesse un libro. Sarebbe, e proprio di queste tipologie, nel senso, mi piacerebbe anche come casa editrice avere una collana di diari. C'è già tutto il progetto in Toscana della raccolta di diari. E con un giornalista che scrive sul Manifesto, la fa. E diciamo, sarebbe interessante. E poi è una cosa che vi permette di conoscere voi stessi e quelli che vi stanno intorno. È strana la cosa, ma insomma è sostanzialmente così. Lui non se lo ricorda, ma prima dico una cosa seria, poi arrivo alla punturina. Chiaramente qui sono fra amici, nel senso che alzino la mano quelli che sono abituati a ricevere da Carlo messaggini WhatsApp in una fascia oraria che va tra le 5 e le 5 e 20, sulle mani, sulle, dite la verità, ecco, cavalieri del lavoro subito. Dico prima una cosa seria, perché è importante, resta fondamentale la fisicità del libro, del codice, del manoscritto, perché il suo consistere nello spazio e il suo richiedere tempo alla lettura vanno indagati, perché sono essi stessi portatori di informazioni. Carlo è un appassionato di biblioteche, e allora ogni tanto fruga, il narcisismo è una bestia brutta, perché fruga in tutte le biblioteche del mondo, e che cerca come un bambino, come ho cercato anche due bambini i libri di Carlo Antonelli. Stanno pure alla biblioteca del congresso a Washington, lì si è commosso. Adesso fate l'applauso.
in modo, quando non c'era Google, vi ricordate che c'erano tanti motori di ricerca stranesi, tiravano su un sacco di immondizie, eccetera. E c'è una, diciamo, c'è un catalogo di tutte le biblioteche mondiali, non tutte stanno dentro, però insomma dei grandi stati dell'Occidente, sì, diciamo, la tutta, per esempio non c'è la Cina, non c'è l'India, non c'è quella roba là. E però mi diverto ogni tanto a vedere dove sono andati a finire. Per esempio quello lì di Garzanti andò a finire su tutte le biblioteche, ma non per l'autore, è perché se tu fai un libro con Garzanti, parli di fascismo, è chiaro che qualsiasi diciamo biblioteca mondiale lo deve prendere per la storia moderna e contemporanea, ma lo può scrivere anche una servetta, insomma. Se uno va, sale sulla scala, Galeotti, Lincoln. No, io ho sempre immaginato di stare in Francia, perché stanno anche nella biblioteca centrale della Francia, ovviamente. E se fossi stato ancora giovane, andare lì con una ragazza e dire: vediamo un po' se c'è un libro di Carlo Galeotti della biblioteca centrale della Francia. E lì la cosa è divertente, perché poi la cosa più strana è successa con il libro, quello di Familiare, che abbiamo fatto con Galeb. Che quello non doveva essere acquistato da nessuno, cioè era proibito, era una serie di articoli di Tuscia Web che io ho messo lì dentro, perché così mio figlio, come è successo con Cattabiano, invece avrà quegli articoli quando sparirà tutto questo mondo qui online. E niente, l'hanno comprato le biblioteche del congresso, l'hanno comprato Cambridge, l'hanno comprato, per, io sospetto, perché tra gli autori c'era un certo Musashi, che è il più grande samurai di tutti i tempi, e lì era in realtà uno pseudonimo, e loro hanno creduto che se no io vado a prendere quello lì che compra i libri della biblioteca del congresso, dico: ma tu sei scemo, perché questo è un libro che non dovevi comprare. E però c'era Musashi, questo grande samurai, ha fatto posso dirvi però il più grande samurai di tutti i tempi, combatteva con due spade. I combattimenti fra samurai sono mortali, cioè uno dei due deve morire, perché la grande dignità per un samurai è o morire o vincere, ma non puoi essere sconfitto. Se il karakiri viene fatto nel momento che tu sei sconfitto, ti devi uccidere, perché il disonore è talmente forte, devi sopravvivere. E questo qui ha fatto 60 combattimenti, era ancora vivo. E c'è il libretto, diciamo, che viene studiato da, viene letto da, nella borsa di New York, perché vi spiega come si combatte, per cui nella borsa si combatte, e viene letto normalmente da chi sta in finanza e roba varia. E questo andate a leggere, perché è un libro veramente straordinario. Poi, sapendo, al di là di quello che scrive, al di là, uno che fa 60 combattimenti mortali e sopravvive, e è il mito del Giappone, sostanzialmente. Insomma, una cosa abbastanza, da dove sono partito? Il congresso, perché ha comprato il tuo libro? No? Perché Musashi, sono più benedetto il coglione. Allora, tanto per non è lucido, applauso di incoraggiamento adesso facciamo. Questo però al tempo stesso, questa rosa bianca di Carlo, è anche una straordinaria ricapitolazione dei temi per lui di una vita. C'è tutto, ci sono tutte le sue passioni, c'è molto cinema, ci sono molti Stati Uniti, ogni tanto appaiono, c'è un'idea degli Stati Uniti, i temi fondamentali, tanto per capirci, una distinzione sempre molto netta, molto forte, per bisogno di chiarezza, tra quelli che sono desideri di un individuo, di ciascuno di noi, e in realtà il fatto che noi pensiamo di agire in libertà, ma siamo in realtà anche agiti dai bisogni di un'intera specie. Noi portiamo avanti il nostro DNA come individui, siamo in crocevia tra l'unicità che rappresentiamo come esseri viventi e un codice che ci trascende, ci supera. Oppure le grandi tragedie storiche, e quindi il dato storico, la storiografia, ma d'altra parte il fascino, proprio la luccicanza, lo shining delle strutture profonde che si
affacciano, che ogni tanto barbagliano dalla realtà. Poi un tema ricorrente è quello delle democrazie e dei totalitarismi. Chi conosce Carlo e i suoi lavori di studio non faticherà a riconoscere, ogni tanto Carlo parla di uomo concreto nelle democrazie, l'uomo qui e ora, mentre nel totalitarismo è l'uomo astratto, è l'uomo in generale, e Carlo lo scrive ogni volta, è l'anticamera dell'orrore, quando l'uomo astratto domina sull'uomo concreto, sull'uomo qui e ora. Poi c'è una fantastica figura che è un'antimetabole, chiamiamola così retoricamente, perché dentro la matematica c'è una bellezza, la matematica ha la sua bellezza, ma la bellezza è sempre anche in qualche modo matematica, in qualunque fenomeno. Questo è un altro tema ricorrente. Poi c'è il racconto del mestiere, il mestiere di giornalista qua e là, anche in questo libro affiora, con il suo saper fare, con il suo know-how, ma anche con le sue solitudini. E questo è un tema che vi prego di non sottovalutare quando leggerete, perché la solitudine intercettata dai grandi autori ancora oggi ci parla. Io sono un cultore di Carpaccio, per esempio, del San Giorgio agli Schieroni, dove le tre perfette solitudini vengono dipinte in maniera mirabile proprio all'alba del XVI secolo: il San Girolamo, l'eremita, la solitudine dell'eremita, o la solitudine dell'eremita, immaginate Carlo nella sua campagna che coltiva i roseti tutto solo, perché Carlo è in questo senso un solitario, come uomo e come intellettuale e come professionista. È molto forte questa scelta. Pasolini ci diceva: una solitudine scelta come un bene. Qui, e lo scriveva Chia, qui io non ho nulla da perdere, quindi posso dire tutto, ma non ho neanche nulla da guadagnare, quindi posso dire tutto a maggior ragione. Poi però c'è il Carlo Sant'Agostino, diciamo, l'intellettuale nel suo studiolo, l'amore per i libri, circondato dagli oggetti delle sue collezioni, che sono spesso oggetti, no? Libri, non sono solo oggetti, ma sono quegli oggetti speciali che chiamiamo libri. E infine anche il combattente, qui c'è il giornalista militante, è il San Giorgio propriamente detto. La solitudine si presta a molte questioni nella sua perfetta ambiguità. Chiudo qui un cerchio che avevamo aperto prima, che mi sembra molto importante rimarcare. Questo bisogno a un certo punto della notte, perché la notte è il perfetto luogo dove la solitudine si può manifestare contemporaneamente nelle sue due facce. Prima abbiamo visto l'ansia che lo fa uscire, lo fa andare a cercare un momento di pace tra le sue rose, però anche il momento dei colloqui con quelli che di giorno sono i maestri, ma di notte diventano tutti amici. Questa è la trasformazione che c'è stata nel senso del tempo. Io quando ero giovane avevo un enorme rispetto per Kant, per ammirazione per Cartesio soprattutto, insomma i grandi del Newton. Ultimamente mi sembra di volergli bene più che avere rispetto, e spesso la notte ragiono con qualcuno di loro, deve essere schizofrenia si chiama normalmente, però insomma l'atteggiamento è cambiato. E poi, se andate a vedere alcune biografie, capite che questi erano veramente uomini concreti, nel senso Cartesio è stato anche un guerriero, è stato un grande guerriero. Tutto, sì, potevamo perdere un Cartesio perché andava in guerra, lo scemo del villaggio. Wittgenstein la stessa cosa, va a fare la prima guerra mondiale, ma perché? Un grande matematico, perché un grande logico fa questa cosa qui? Questi erano, cioè, hanno dei risvolti concreti, che ne so, Newton era uno che costruiva i suoi specchi, il canocchiale del telescopio a specchio, lui se li doveva costruire, perché nessuno al mondo era in grado di costruire un oggetto in grado di fare quello che lui voleva fare, perché usava il telescopio in maniera diciamo raffinatissima. E per lui tutti questi erano, diciamo, cioè, hanno questi risvolti. Io ho scoperto che Kant durante le lezioni faceva delle battute. Immaginarsi che cazzo delle battute, voglio dire, va fuori da, e per cui sempre più, e poi
anche senza nessuna presunzione, ma se uno ragiona di questioni vere, è chiaro che si può confrontare con Kant o con il mio amico fraterno John Stuart Mill, se uno discute di libertà e di democrazia, è chiaro che tu hai un colloquio continuo con uno come John Stuart Mill, che nel 1859, vedete come sopravvo, perché è 100 anni prima che nascessi io, e scrive il libro fondamentale per tutte le democrazie occidentali. Viene naturale, oltretutto anche lì, uomini a 360 gradi, il suo grande amore per Harriet, la difesa per la prima volta un filosofo si schiera, mentre altri filosofi non ne sentivano l'esigenza per niente, Marx non si accorge nemmeno di questa cosa, lui scrive sulla soggezione delle donne, per cui è in barricata con la sua compagna per difendere i diritti delle donne. Cosa nell'Ottocento, immaginate nell'Ottocento, insomma, non è una cosa proprio normale. Io a John Stuart Mill fino a qualche anno fa stavo lì in ginocchio a leggere le sue cose, poi adesso gli voglio bene perché penso alle sue sofferenze, penso che ci si possa dialogare, e in mondo 3 questo è possibile, nel senso che il mondo 3 è così... mondo 1, mondo 2, mondo 3, diciamoli e la facciamo finita. Questa è la metafisica di Popper. Le metafisiche possono essere deleterie per chi fa scienza e chi si occupa di questioni serie, ma possono essere anche invece proprio il contorno della scienza, ok? E Popper sviluppa una cosa molto semplice, insomma, il mondo 1 è il mondo, sviluppa questa metafisica, il mondo 1 è il mondo della materia, il mondo 2 è il mondo della psicologia, il mondo 3 è il mondo dei contenuti, delle teorie, dei libri, delle poesie. E la cosa che è un po', diciamo, una sorta di empireo o platonico, però mentre Platone dice che c'è un empireo che non si sa chi l'ha inventato, e sta, come diceva un mio professore di filosofia, come i sami sopra la testa, e invece questo empireo lo costruiscono gli uomini, lo costruiscono gli uomini. Perché è comodo? Perché per esempio tutti i matematici sono più o meno platonici, in famiglia siamo anche, insomma, siamo appassionati di matematica, e la questione qual è? Che l'uomo costruisce una struttura tipo i numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la costruisce e poi si accorge che dentro quella struttura ci sono delle cose che lui non aveva previsto, ok? E allora gli sembra qualcosa di che ha una sostanza a parte, che stia nell'impero di in realtà non è così, e ci sarebbe. E poi la cosa interessante è che in mondo 3 ci potremo rincontrare. Io ho dato appuntamento nei prossimi 20 anni a Noah, ci rivedremo sul mondo 3. Sul mondo 3, diciamo, le teorie, finché c'è qualcuno che le sostiene dal punto di vista della scrittura, della psicologia, in quel mondo ci possiamo. Rimarranno i contenuti importanti della cultura occidentale e delle culture anche di altri paralleli, insomma. Però insomma, quel mondo è utile per fare scienza. Io tutto fammelo di cuore, io facciamo dire, io mi ritengo un illuminista, un neodarwinista e un popperiano, ecco, insomma, un Lacato, cioè soprattutto uno dei più grandi epistemologi del Novecento. Faccio parte di quella tradizione, tutto quello che va fuori di questa tradizione lo vedo, lo posso anche ammirare, ha prodotto anche in mondo 3 cose interessanti, tipo la Bibbia e roba varia, ma insomma poi lascia il tempo che trova, la battaglia a livello culturale è proprio tra questi due mondi. Se mi sente Gino Roncaglia mi mette di serena, perché invece di serba, sì, no perché invece lui mi cito Gino Roncaglia perché è una persona con cui sono stato abbastanza vicino per un periodo, e perché lui viene da una famiglia di cattedratici, non viene dalle classi popolari come vengo io, e lui diceva, se vi parla del padre non vi dice quinta elementare, ma era filologia romanza. Per cui noi lo chiamavamo figlio di filologia romanza, e il fratello era un comunista, la madre era preside di una scuola superiore, per cui loro hanno questa tendenza a radunare tutto, non si esclude tutto,
non sono in battaglia, è tutta cultura, è tutto Heidegger, funziona, essere tempo è meraviglioso, essere tempo sarà pure meraviglioso, insomma questo qui c'era dei problemi. E io ho letto più altro la produzione pro nazista che fece Heidegger, e diciamo è un altro mondo. Io vengo da sono molto schierato sempre, mi capita di essere sempre da una parte. Bene, allora direi che io c'ho un'ora, perché non credo che, diciamo, che il tempo suona un'ora intensa, i libri non si raccontano per intero e si lascia anche qualcosa al palato e alla curiosità. Però credo che, Carlo, non ci possiamo congedare dal pubblico senza aver evocato almeno una volta un nome. L'hai nominato, l'hai solo però di passaggio prima, perché se questo è un libro ed è un atto di fede in tutte e due le modalità, verso la parola, allora quel maestro della parola che per te è stato un maestro per molti aspetti, Don Lorenzo Milani, la parola profetica, credo che un tuo passaggio su questo sia indispensabile. Racconto un episodio, tanto oggi si possono dire anche di esagerazione. Diciamo, intanto, vabbè, l'incontro con Don Milani è stato folgorante, perché vi trovate di fronte a un personaggio che pronuncia la parola sapendo che è la parola di un profeta. Lui lo dice anche sorridendo alcune volte, ma un aspetto dell'uomo profeta è quello che lui è consapevole, Isaia è consapevole di dire la parola, ok? C'è questo incontro con Milani, io mi ricordo lo feci proprio come omaggio a Don Milani, che mi aveva insegnato tante cose in politica, tra cui la famosa frase "scende tutti insieme alla politica", e lo mettevo sul libretto insieme, e feci questa operazione anche interessante dal punto di vista culturale, perché riuscimmo a mettere dentro una casa editrice laica totalmente, panelliana, stampa alternativa, che viveva a Viterbo, e con patron Marcello Baraghini, per la prima volta mettemmo dentro L'obbedienza non più una virtù, primo autore cattolico di quella casa editrice, perché loro sono laici totalmente. E mi ricordo che il mille di io lo scrissi, lo curai più che scrissi, per omaggio a Don Milani, ho tenuto clonando nella prima parte, nella seconda, lo stile di Don Milani, perché quando uno trova uno stile poderoso è bene che lo diceva la mia professoressa del liceo, la Conte, copiate la struttura. E niente, l'incontro con Don Milani mi ha spiegato quanto può essere potente la parola, può essere potentissima, e devo dire che la parola alcune volte porta a incontri straordinari. Mi ricordo che facemmo questo mille lire, fu primo pure nelle classifiche, all'epoca c'erano le classifiche di mille lire, e fu primo su Repubblica sostanzialmente, e ne vendemmo credo 600.000 copie, una cosa del genere. Mi telefonavano le suore dal nord-est del paese dicendo, io rispondo, e il mio cane all'epoca c'era un chihuahua, questa qui mi fa, ma questo è Saturnino, come lo fa a sapere, perché l'avevo messo nella biografia e mi ero scordato. E questa sera mi telefona per dirmi, mi hai fatto scoprire Don Milani. Io non c'è una sera che non conosce Don Milani, vuol dire che non è conosciuto Vaticano II, gli è sfuggito insomma un pezzetto grosso, però mi ricordo insomma questa cosa qui, e lì c'è tutta Don Milani, è tutta la potenza della parola, e la parola però di quello scritto di Don Milani mi porta a conoscere un altro maestro, ma questo che è veramente maestro, adesso mi hanno i brividi a ricordarlo, che è Michele Ranchetti, uno dei più grandi intellettuali italiani, che ovviamente non andranno in televisione, nessuno, pochi conoscono, però se aprite per esempio le opere di Freud per Borenghieri, la curate Michele Ranchetti, se aprite per Adelphi Wittgenstein, un libro di Wittgenstein l'ha curato Michele Ranchetti. Se andate a leggere la Bibbia di Diodati e dei Meridiani, l'ha curata Michele Ranchetti, cioè un gigante solo. Mi ricordo, dopo che avevo pubblicato questa cosa, mi telefona la mattina, io facevo sempre giornalista purtroppo, per cui la mattina spesso dormo, mi telefono, ve la dico tutta, non dirò più questa cosa qui. Mi telefona Michele, che non sapevo chi era, mi dice, ho letto il tuo mille lire, è la cosa più bella scritta su Don Milani.
Oh, dico questo più solito, scrittore da domenica, che non sapevo chi era. Poi ho approfondito e ha fatto il primo convegno sul Don Milani a Firenze, dove c'era il cuore della chiesa, diciamo, progressista italiana, chiamavano così, dove c'è stata una pira, dove c'era stata Balducci, i grandi intellettuali italiani che stavano dentro la chiesa. Michele, poi capì pure perché mi disse questa cosa. Mi disse questa cosa perché allora lui ad alto livello, io a livello bassissimo dicevamo le stesse cose. Era tutta una riflessione sulla la parola profetica. E la parola, insomma, ti permette pure di conoscere personaggi di quel livello straordinario che poi non ci sono più. E lì poi nacque un'amicizia, andai a trovare, c'ho un'intervista ancora da scrivere di Michele Ranchetti. Lì Don Milani è sicuramente centrale per quello che riguarda, insomma, la scrittura. Beh, come tutti i momenti magici, prima del saluto finale, vi ricordo, l'abbiamo detto più volte, però sarà il 5 aprile, ore 18, l'appuntamento per l'extra dei Pirati di Bellezza, il secondo appuntamento con Gino Roncaglia all'Aula Magna del Rettorato dell'Università a Santa Maria in Gradi. Parlerà Gino Roncaglia del suo ultimo libro uscito per La Terza, L'architetto e l'oracolo, forme digitali del sapere, eccetera. Vi ricordo che il libro di Carlo è in vendita al banco all'ingresso. Abbiamo presentato questa sera Ho coltivato la rosa bianca, pensieri lunghi dei giorni brevi, della Carlo Galeotti editore, autore Carlo Galeotti, che stasera è stato venere a Trieste e si è aperto a 360 gradi. Speriamo siate stati bene e abbiate trovato ognuno il suo punto di interesse. Grazie, ci vediamo il 5 aprile. Saluto i due persone. No, abbiamo detto. Siamo sempre l'impegno. Quando ti baci, quello è l'impegno sempre. Ciao.